Buongiorno a tutti, ci scusiamo per il ritardo all'inizio di questa intervista. Oggi siamo qua con Antonio Ferrari, giornalista del Corriere della Sera. È un grande piacere, un grande onore per me essere qui con lei e avere il piacere di intervistarla. Ci vogliamo dare del tu, perché io già sentirmi dare del lei mi mette in una posizione un po' così. Visto che amo i giovani e anche quelli che speriamo ci ascoltino via web, e preferisco da che ci diamo del tu. Va bene. Allora io inizio a fare una domanda. Cos'è per lei il giornalismo oggi? Una grande speranza e una grande delusione. La grande delusione è che si stanno perdendo i criteri del vero giornalismo e purtroppo anche le scuole di giornalismo sbagliano enormemente, perché giornalismo all'inizio significa cronaca, cronaca, utilizzare le gambe, la testa e la mano per scrivere. Perché dico cronaca? Perché se non ci si muove, è vero che oggi ci sono pochi soldi per viaggiare, ma anche la cronaca di Milano può offrire molte, ma molte, così, situazioni interessanti. Allora bisogna avere l'umiltà di andare a cercare queste cose. Io ho scelto il giornalismo perché sono curioso come una scimmia. E il giornalismo mi piace perché mi arricchisce. Io non ho mai avuto, io nasco in una famiglia povera. Mio padre morì che avevo 9 anni, ero il più grande di 3 fratelli. E quindi io so cosa voleva dire avere poco, anche da mangiare. Però, visto che mio padre alla fine mi piaceva questa avventura, andare a scoprire gli altri, emozionarmi per gli altri. Ecco, io ho cominciato così. E devo dire che non ho mai più finito. E questo è il mio amore. La delusione è che oggi vedo che c'è approssimazione, che si preferisce così pontificare piuttosto che accettare il cronaca. Io quando vedo un giornale parlo con gli amici, parlo con i colleghi, io capisco subito se è un fatto cronaca o no. E io vi dico che la mia cosa, che io spero anche, oggi faccio l'editorialista, ma spero è così, di restare sempre in fondo un cronista. Quindi possiamo dire che oggi manca un po' il senso giornalistico. Sì, c'è l'appartenenza oggi, un'appartenenza che dà molto fastidio. L'appartenenza significa essere iscritti a qualcosa, essere legati a qualcosa. E questo secondo me è sbagliatissimo. Un giornalista non può, anche a costo di venire contro le sue idee. Io ho conosciuto l'est europeo, il mondo comunista. Io sono di sinistra, tendenzialmente una sinistra moderata, ma io ho conosciuto i paesi comunisti. Credetemi, beh, se avessi avuto qualche idea un po' sballata, me la sarei fatta passare. Chi è oggi il giornalista? Ce ne sono. Io giudico un giornalista per due cose, l'umiltà e anche la bravura, perché a me piace la gente che scrive bene. E solo che oggi conta più così sostenere una parte politica, anche le note politiche sono diventate modeste, ma proprio perché non c'è più quello spirito di dire andiamo a scavare, andiamo a vedere cosa c'è dietro. La storia della crisi vaticana è una crisi che un giornale deve raccontare, ma in profondità. Se siamo arrivati al punto che il Papa deve cacciare un cardinale il quale mandava soldi a una sua amante, a qualcosa, eccetera, comunque soldi che venivano spesi poi per le spese personali, pur di mettere in difficoltà uno, addirittura inventandogli che era
un pedofilo, un altro cardinale. E il Papa ha questo salario e decide questa cosa. Ma con un grande giornale comincia a fare una di quelle inchieste, cara mia, che fanno togliere la pelle anche alla Chiesa, purtroppo, perché anche la Chiesa è diventata piena di contraddizioni molto gravi. Prima stavamo parlando, adesso rimaniamo nell'ambito del Vaticano, stavamo parlando prima dell'intervista, scusi se sbaglio, dell'Evangelica di Papa Francesco. Scusami, Sì. Mi scusi. Scusami. No, sì, l'Enciclica di Papa Francesco per me è il più grande documento, uso una parola, una frase di Cacciari, molto, molto giusta, è un ponte tra l'illuminismo e il cattolicesimo, tra il laicismo e la fede. Io seguo anche molto la comunità di Sant'Egidio e i loro incontri, perché nei loro incontri c'è sempre il rapporto tra musulmani, ebrei e cristiani, ortodossi, cattolici, eccetera. Senza distinzione. Siamo tutti fratelli. E questo fratelli tutti, usato da Papa Francesco, è straordinario. E io credo che è anche il documento più laico possibile. Perché ora che un Papa, scoperchiando anche i mali della Chiesa, tiri fuori cose di questo genere, beh, io credo che sia fondamentale. E io sono affascinato da questa enciclica, mi sento vicino al Papa, ho avuto la gioia di conoscerlo, mi sento vicino al Papa proprio per questo, perché è un Papa che non è un Papa, cioè lo è, per carità, anzi io dico sempre che è il Papa dei credenti e dei non credenti. Uno dei suoi cardinali, l'unico cardinale che lui ha nominato italiano, è uno dei miei più cari amici. Si chiama Matteo Zuppi, è l'arcivescovo di Bologna, che lui ha nominato, che è un prete di strada. Quando ci vediamo mi fa gli scherzi, viene nel mio ristorante, mi fa solletico, dice: dai Antonio, beviamo un bicchiere di vino. Però raccoglie il senso dell'umanità di ciascuno e non ti viene a chiedere sei un cattolico, credi, non credi, non te lo chiede neanche, non ce n'è bisogno, siamo tutti fratelli. Secondo lei a questo punto come si racconta il mistero? Ad esempio lei ha scritto molto di Aldo Moro e di Tobagi, romanzandoli. Come si costruisce la verità in questo senso? È l'unico modo. Cioè, io ci credo molto in questo, perché il romanzo permette di alterare quelle piccole cose che rendono compatto un messaggio. E la cosa di Aldo Moro io l'ho seguita molto appassionatamente. E la storia di Aldo Moro per me si intreccia con quella di Tobagi, mio collega. Credo che siamo in due o tre al Corriere della Sera ad aver lavorato con Walter Tobagi. Cos'è la verità? Con Walter Tobagi il 28 marzo, non maggio, lui viene ucciso a maggio dell'80, veniamo mandati a Genova dal direttore del Corriere e andiamo in via Fracchia, dove c'è stata una strage di brigatisti. Patrizio Peci aveva raccontato e noi arriviamo là. Solo che la casa viene occupata dai carabinieri e la polizia non può entrare. Allora con Tobagi ci guardiamo e diciamo: ma perché la polizia non può entrare? Cosa sono? Io conoscevo alcuni poliziotti perché prima vivevo a Genova e mi dicono: ma sai perché non ci fanno entrare? E io guardo Tobagi, vado a chiedere: no, voi fate i giornalisti, per voi è vietato e anche per la polizia è vietato. Allora, con Tobagi ci siamo guardati e abbiamo capito che c'era qualcosa che non andava. Ecco, se noi avessimo accettato la logica non ci saremmo posti domande. Ma perché i carabinieri da soli sono dentro e i poliziotti no? Perché i carabinieri sapevano che
questo senza nulla avere contro i carabinieri, che nel giardino di quella casa erano sepolte tutte le lettere di Moro, tutte le lettere di Moro, di cui noi conosciamo una piccolissima parte. Ma chi è che non doveva conoscere tutte le lettere di Moro? Questo è il primo segnale. E quanto Baggi siamo posti questa domanda tante volte nei 2 mesi di vita che lui ha avuto ancora? Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che a Padova, ancora una volta, eravamo assieme, lui e io, per seguire l'indagine del 7 aprile, l'arresto di Negri e tutti gli altri fiancheggiatori del terrorismo. Allora, per dirla semplicemente, un giorno il giudice di Padova invitano i giornalisti per un briefing e mi dice: Ferrari, il suo giornale mi ha tradito. E allora io lo guardo e dico: Corriere? Dico: ma ce l'avete tutti col Corriere? Perché io la difesa del Corriere sempre. Ma mi vuole dire il giudice? No, dice: non lei. Andica a me. E allora chi? Il mio collegato Baggi. No, Roma. C'è uno a Roma che ha fatto un'intervista che è uscita sul Corriere Grande così, e diceva: la centrale delle Brigate Rosse a Parigi, presso la scuola francese Hyperion. E questo ha rovinato la nostra inchiesta, perché i servizi francesi avevano deciso di lavorare con noi. Allora io, mettendo assieme quelle due cose, ho capito che quella era la pista che bisognava seguire per il caso Moro. Poi altre piccole o grandi informazioni. Devo dire che la mia gioia è che la seconda commissione Moro, voluta da Matteo Renzi e anche da altri, non voglio fare elogi a nessuno perché è stata una decisione coraggiosa quella. Questa decisione è nata anche dopo il mio libro. Il numero 2 della commissione, che si chiama Gero Grassi, democristiano, ex PDS, e adesso hanno tirato fuori talmente tante cose sul caso Moro in commissione, e che la commissione a un certo punto è finita, non se ne parla più. È finito il governo, è finita la commissione. Perché quando si va a toccare gli interessi veri, ecco che tutto si sgretola e si sfalda. E chi è andato a cercarli, magari che ha voluto, a volte ne paga anche qualche conseguenza. Non i lettori, perché il segreto ha venduto molto bene. E anche Amen ha avuto più problemi, perché è una storia dove racconto che la pista bulgara è una scemenza totale, inventata. Se noi andiamo per la strada e chiediamo: che cos'è la pista bulgara? Chi è dietro l'attentato al Papa? E tutti diranno: la pista, i bulgari. E io, che conosco anche quella situazione lì, so che non è vero. Ma chi mi ha aiutato è Paolo Neri. E anni dopo mi ha detto: ma è ancora nelle tue corde? Perché mi ha molto colpito quello che tu hai scritto allora. E così vado. Vai, intervista chi vuoi. E beh, io la prima intervista la faccio al presidente bulgaro, ma il presidente bulgaro era finito il comunismo e quindi poteva anche tacere su certe cose. La seconda intervista la faccio al nunzio apostolico a Sofia, un vescovo. E vado da lui e dico: eccellenza, mi dica una cosa. Ma secondo lei sono stati i bulgari? Questo mi guarda con un'aria stupida: di bulgari, ma Ferrari, ma lei ci crede? No, io non ci credo, me lo dica lei. Lei è il vescovo. Vede, mi fa, a volte la verità è così vicina che ci sfugge. Dico: eccellenza, cosa mi vuol dire? Quello che lei ha capito. Poi vado a intervistare Andreotti, vecchio volpone, ma ne avessimo oggi di politici a quel livello, quantomeno, rimpiango anche Andreotti.
l'ho intervistato più volte, ho viaggiato con lui, non ha mai rotto le scatole ai giornalisti. È chiaro che non era la limpidezza assoluta, però dico a Andreotti, senta Andreotti, presidente, Alia Chan nell'ultima versione racconta di essere stato a casa del capo delle linee aeree bulgare Antonov, quindi sono i bulgari. È stato in quella casa, è vero, mi fa Andreotti, scusate, mi viene ogni tanto da imitare, no? È vero. Dico, quindi è tutto chiaro, no? Si è sbagliato di piano. Come? Cosa mi vuol dire, presidente? Che non è stato a casa di Antonov, ma al piano di sotto, a casa di padre Morlion, notoriamente legato ai servizi segreti occidentali. Dico, si rende conto di quello che mi dice, presidente? E lui mi guarda e fa, ma lei crede che io scherzi, Ferrari? No, per carità, io prendo atto. Devo dire, il Corriere me le ha pubblicate, queste cose, niente da dire. E Miri era molto contento perché veniva fuori la verità. Cioè, non la verità. Io sapevo che c'erano delle cose dentro. E il mio sospetto era che anche Papa Wojtyla sia stato colpito, sì, da Cha come figlio, ma per qualche altro ordine, forse dall'interno stesso del Vaticano, che allora non si poteva sapere, ma oggi lo sospettiamo. Lei non ha conosciuto la paura? Credetemi mai, o meglio, no, sto dicendo una bugia, me la perdonate. Non ho mai conosciuto la paura per 73 anni. Ne ho fatte di cotte di crude, senza raccontarle a volte a mia moglie perché si sarebbe spaventata. Per esempio andare al fronte, per esempio soprattutto fare delle cose che oggi non farei più con un amico napoletano, attraversare una frontiera sotto il controllo degli elicotteri israeliani, e allora per far capire che non eravamo terroristi ci siamo messi a cantare Oh Sole Mio. Ecco, queste cose non le farei più. Quando poi alla frontiera ci dicono, ma voi come siete passati? Davanti a voi ma non ve ne siete accorti, abbiamo detto noi così. E a mia moglie queste cose non le raccontavo. Ho cominciato a avere paura adesso, paura, inquietudine, perché ho 74 anni, anzi li compio il 3 novembre, e io spero di ricevere un regalo, che gli americani mandino al diavolo questo imbecille che fa il presidente, si chiama Donald Trump, lui e i suoi seguaci. Cos'è per lei la verità? E come si cerca? Chi è che la cerca? Io spero sempre che sia un giornalista a cercare. La verità forse è impossibile da raggiungere, ma la mia idea è che bisogna scrostare tutte le bugie, fare tutto il possibile per scrostare le bugie che sono attaccate a questo nocciolo centrale, che magari non raggiungeremo mai, ma essendo scrostate alcune falsità evidenti, ci possiamo avvicinare alla verità. Ecco, io credo che il nostro scopo sia di tentare di cercare la verità avvicinandosi alla verità. E poi quello che potremo fare, faremo. C'è ancora chi si mette in prima linea per cercarla? Qualche giornalista c'è. Sia dei giornali che del web e della televisione. Non moltissimi. C'è gente che preferisce stare così sempre in ufficio, anche giovane, e così pensare a voli pindarici e senza andare a cercare, magari con umiltà, ripeto, l'umiltà è importante. So che in televisione ce ne sono alcuni e alcune. Posso citare Maria Cuffaro, che è una di altissimo livello da questo punto di vista. Posso citare, ma anche tanti altri, anche del Corriere, Elisabetta Rosaspina,
Anche il nostro corrispondente da Parigi, Stefano Montefiori, Paolo Valentino, quelli sono giornalisti che quantomeno lavorano, fanno, graffiano. Il giornalista deve graffiare, non deve aver paura, deve graffiare. Posso raccontare un piccolo? La mia intervista a Pritke è molto buffa, perché io non parlo di Sud America, sono stato in Sud America più volte, ma mi chiamano, io vivo al Cairo, e mi chiama il vice direttore e mi dice: senti, potresti prendere gli aerei che servono e arrivare a Bariloche in Argentina? E io dico: certo. Ah, guarda, ti ringraziamo, perché sappiamo che lì forse arriverà la collega di Repubblica, perché è morto Senna, e magari la spostano dal Brasile, dove hanno fatto i funerali, a Bariloche. E lei è molto brava, e dico: vabbè, ci provo. Io provo. Ci vogliono 2 giorni arrivare a Bariloche. Io Bariloche la conoscevo soltanto perché adoro Walt Disney e mi piaceva tanto Bambi, e so che a Bariloche avevano ambientato il film fumetto su Bambi. Arrivo là e il capo degli esteri, che non mi amava, non c'è niente da fare, quando sei rompiscatole non ti amano fino in fondo. Se posso, perché comunque non si piega. E allora va in riunione e dice, in via Solferino: Ferrari è arrivata ancora una volta in ritardo. Non sono mai arrivate in ritardo, se non fisicamente, non potendo arrivare, cioè c'erano gli aerei da prendere, eccetera. È uscita l'intervista su Repubblica. E la collega che era andata lì si è spacciata per una croce rossina del Vaticano e ha fatto un'intervista a prima. Che cosa fa? Non ci devo andare. Io ci vado lo stesso, me ne frego niente. Arrivo da prima, entro dentro, mi fa sedere. Sono con un interprete, ma non era necessario, perché lui parla perfettamente italiano. Facciamo il Corriere della Sera. Il mio Corriere della Sera, dico: ma un momento, mio. Oddio, magari attraverso qualcosa di segreto, non lo so. Dico: è mio il Corriere della Sera, è mio. E comincia a parlare e a raccontare. A un certo punto suonano il campanello. La moglie va a aprire e comincia, arriva nella camera. Dice: Eric, polizzai, polizzai. A quel punto, ecco lì, questi sono i momenti di grande godimento per me. Bene, sono arrivato un po' tardi perché mi hanno fatto partire tardi, però ci deve essere una grande sorpresa. Allora Pritke si alza in piedi e mi dice: signor Ferrari, sono costretto a interrompere la nostra intervista. Allora entrano 2 agenti dell'Interpol che sono venuti ad arrestare Pritke. Questi sono momenti che non si possono dimenticare. Scusate un attimo, scusate. Io guardo i 2 agenti dell'Interpol. Si è interrotto un attimo la diretta. Ecco. Ecco qua. Proprio nel momento clou. Potete ripartire, è ripartita. Abbiamo arrestato ad Andrea Baldovino. No. Era questione di tempo. Ma la cosa buffa è questa, che lui si alza in piedi e uno dei 2 agenti dell'Interpol dice: ma scusi, lei chi è? Io sono un giornalista del Corriere. E come mai è qua? Per intervistare lui. Ma chi vi ha detto che è privo di voi? Dico: sentite, guardate, è su tutti i giornali del mondo, va bene? Ma duro, eh? Morale, il mio stringer, che era anche il corrispondente dell'ANSA, comincia a battere le prime 4 righe dell'ANSA. ANSA, Bariloche, il criminale nazista Erich Priebke è stato arrestato ieri sera a Bariloche. Stava rilasciando un'intervista a Antonio Ferrari, inviato del Corriere della Sera. Punto segue.
Allora, il fattorino entra in riunione e il capo degli interni, devo dire correttissimo, Fabio Cavalera, dice: vieni qua. Cos'è sta roba? Sentite, sentite. E Mieli fa: però, è arrivato in ritardo. Ecco quanto è bello a volte arrivare in ritardo. Ce l'aveva col capo degli esteri. Morale, sono finito in televisione, TG1, TG2, TG3, perché ero lì mentre restavano fritte. Ecco, io sono ancora convinto che la fortuna, qualcuno l'ha detto, senza merito non esiste. Io lì non ho avuto puramente fortuna, però è una fortuna che mi sono voluta tanto. E la vita di un giornalista è fatta di emozioni. Posso permettermi di farvi vedere una cosa a proposito di emozioni? Adesso me la sono tolta dalla giacca perché... Eccola qua. Io ho un autista che mi ha salvato la vita a Beirut. Sami. Io gli ho dedicato un libro, si chiama Sami, che sarò tradotto anche in arabo. E io sono diventato in pratica il secondo padre di sua figlia, Diana, che adesso fa conferenze in giro per, ma conferenze perché lei ha un negozio di estetica, non so che cosa. E questo Sami mi stavano per rapire, questa è la tessera di giornalista, ma la cosa importante è questa, è una cosa che porto sempre con me. È un frammento del Corano dove si accetta la gravidanza di Maria. Chi me lo dà questo frammento? Il mio autista. Io era successo questo, ero andato a vedere, erano venuti i palestinesi in albergo a dirmi che c'era stata una strage, che avevano ammazzato 90 palestinesi del campo di Sabra o di Shatila, ma non il primo massacro, il nuovo fatto da musulmani contro altri musulmani. E a un certo punto io dico ai palestinesi, io non mi sono mai fidato di nessuno, vedere cammello. E io scrivere, se non vedere cammello io non scrivo. Allora dice, ce lo vuole venire? E dico, certo. Vado e comincio a fare delle fotografie. Io sono un disastro come fotografo. Alzo la macchina fotografica e comincio a fare delle fotografie a questi che stavano cercando di aprire una fossa comune. A un certo punto arriva una macchina, arrivano in quattro, sbarbuti, non so chi fossero. Il mio autista era druso e lui mi fa un cenno dicendo attraverso la strada. Io ero venuto via perché ero risalito dopo aver contato i cadaveri perché non ne potevo più, questo sapore, odore mi aveva raggiunto lo stomaco. E questi quattro dicevano: lei viene con noi, con le coimini traspianate. E lì ho visto davanti a me in un attimo tutta la mia vita. Io ho detto, piuttosto che finire prigioniero di questi, io mi faccio ammazzare. Allora, tremavo come una foglia. Il mio autista mi dice, vieni subito in macchina. Lui era druso. Esce fuori con la pistola e i quattro col mitra tutti. E fa, sentite, voi avete il mitra e io una pistola, ma io non sono stupido, volete l'italiano, prendetelo, ma ricordatevi che noi drusi siamo spietati, io in 5 minuti massimo riesco a sapere i vostri nomi, chi siete, se avete dei bambini, che gioia uccidere bambini, figli di assassini. Io non capivo che parlava in arabo. A un certo punto questi qua continuano, eccetera, e lui mi dice, stai calmo,
risale in macchina, decidersi. Morale, a quel punto i quattro si sono allontanati. Lui mi ha guardato, si vede che io tremavo, mi ha dato un cognac perché i drusi bevono come beviamo noi. Mi ha detto c'è andata bene Antonio. E alla sera è arrivato in albergo, mi ha portato questo. Portalo sempre con te. Lui è morto di cancro. Ma io questo ricordo lo porto sempre con me. E lo dico da laico, però guai che mi tocca questa immaginetta, anche perché, come vedete, in fratelli tutti c'è anche qualcosa di questo. Anche i musulmani non sono solo dei criminali assassini. Dobbiamo un attimo elaborare tutto quello che abbiamo appena detto, è stato molto intenso. Intanto la ringrazio per aver condiviso questo. Ma per carità, è un piacere, è veramente un gran piacere. E poi è un piacere soprattutto se ci sono delle domande dei ragazzi, fatemele. Sì, sì. C'è una domanda da Facebook. Il tuo giornale non ti ha mai censurato? Ti ha impedito di scrivere quello che tu ritenevi giusto scrivere? Beh, censurato mai. Ho avuto delle difficoltà, ma censurato mai. Ci sono molti mezzi per cercare di frenare una persona. Moltissimi. Però loro sanno come sono. E io in fondo credo di essere... sono più anziano che al Corriere della Sera. E quindi... credo di avere una storia anche dentro questo giornale, le ho viste quasi tutte, almeno negli ultimi 50 anni. Però nessuno mi ha mai davvero censurato, soprattutto le persone che erano iscritte alla P2 come mio direttore. E cos'è la P2? Ah, scusatemi. La P2 è una loggia deviata, una loggia massonica deviata, guidata da un criminale che si chiama Licio Gelli. Questo signore è un criminale, ha fatto porcate in Italia, in Argentina, dappertutto. Loggia massonica che controllava anche il Corriere della Sera, attraverso i soldi del Vaticano, perché purtroppo ci sono stati anche i soldi del Vaticano, attraverso la direzione, l'amministrazione, i padroni del Corriere. E io mi occupavo di P2 e c'era Di Bella direttore che poi è risultato iscritto. E devo dire che andavo a seguire i processi dove parlavo di questa famigerata loggia massonica che stava dietro tutto. Quando è uscito l'elenco e ho visto che c'erano tutti dentro, l'editore, l'amministratore delegato, il direttore del Mattino di Napoli, che veniva e diceva no, che belli giovani, alciamo i giovani. Però lui è un altro ragazzo che per me era come un figlio e che era di una bravura straordinaria e che io consideravo un figlio. Si sono andati a inginocchiare davanti. La loggia massonica perversa. Io voglio fare un pensiero con un'altra donna, per una donna che è morta, per Tina Anselmi, una donna di un coraggio in tempi molto difficili. Tina Anselmi ha fatto un'indagine parlamentare e l'ha promossa su tutte le porcate compiute dalla P2 e da tutto questo. E quindi anche su Tina Anselmi si era scatenato l'odio, un odio così strisciante. Nessuno ti attacca in faccia. Almeno se uno ti attacca in faccia ti dice guarda, non mi piace, quello che vuoi, ma me lo dice in faccia, no? Dietro. Però io penso che, devo dire, hanno usato qualche volta qualche strumento un po' borderline, ecco, diciamo così. Ma mai a quel tempo. E io dopo l'esplosione dello scandalo P2, immaginate 950 nomi, immaginate quella notte al Corriere della Sera, credo che
qualche collega ci fosse, quando entra il fattorino, noi, io ci ho già inviato, non sapevo, ero via, ero arrivato perché avevamo bisogno di fare un pokerino tra colleghi. A un certo punto dice: c'è l'elenco, mandato dal capo del governo, Forlani, non dalle cose così, da Forlani, allora capo del governo, e viene fuori e ci siamo tutti trasformati in guardoni davanti alla telescrivente, vedere 950 nomi, scoprire politici, avvocati, tutti i capi dei servizi segreti, tutti, e tutto il mio giornale, compresi editorialisti, compresi il senso di vergogna, credetemi, me lo sento ancora sulla testa. Ecco la fiducia. Solo bisognerebbe, basterebbe soltanto la P2 per parlare di queste cose. Sì, sempre da Facebook. Come un giornalista può e deve interfacciarsi con una personalità, con personalità criminali, tra virgolette, o quantomeno sicuramente pericolose, per raccontarle senza giudizio come lei ha fatto con Walid Khaled? Bravo, comunque c'è qualcuno che ha seguito. Sì, Walid Khaled, più che un terrorista era, anzi lo era un terrorista sicuramente, era il numero due di Abu Nidal. Ora io ho conosciuto di tutto. Una volta un israeliano alla frontiera mi fa: ha mai stretto la mano a un terrorista? Dico: sapesse qua, Arafat scommettiamo. Ma ve le dico di più, persino il vostro primo ministro Shamir era un terrorista. Vuol sentire l'intervista che gli ho fatto? Me la faccio sentire, ecco qua. E io dicevo a Shamir: ma in fondo lei si scandalizza per i terroristi, ma non è stato anche lei un terrorista per creare il vostro Stato di Israele? E cosa mi ha risposto? Ma sentite, silenzio, dice: passi, guarda. Ecco come quando vai a toccare questo, Walid Khaled, a un certo punto viene a trovarmi in albergo a Damasco. Era il numero due di Abu Nidal, terrorista sicuro, nemico di Arafat. E parla, si siede, dice: parliamo. E lei comincia a dirmi: ma perché vede la resistenza? Dico: senta, poche bande, la resistenza. Voglio dire, voi che cosa volete? Che cosa volete? Noi vogliamo l'autonomia, ma autonomia di che? Perché siete tutti contro Arafat, che oggi è vittima? E... ma diciamo, Arafat è un traditore. Chi ve l'ha detto? Lei lo conosce? Come no? Allora, una mia collega americana, Hélène Sciolino, che era anche lei a Damasco, visto che a Damasco noi italiani avevamo migliore stampa degli americani, almeno allora, chiede: me lo fa incontrare anche a me? E io dico: ma certo, telefono a questo Walid Khaled, mi aveva lasciato anche il numero, dico: c'è una mia collega americana che ti vuole vedere. E lui dice: bene, dove? Dico: noi siamo all'hotel Sheraton, se vuoi venire. Bene, viene all'hotel Sheraton e questa mia collega americana, molto cara, molto dolce, a un certo punto si mette a piangere, dice: ma e voi che avete colpito a Roma con una violenza all'aeroporto di Fiumicino tanta gente? E si mette a piangere e risponde: in order to hit the heart, you have to cut the veins. Per colpire il cuore bisogna tagliare le vene. E io dico: complimenti, belle frasi,
dove l'ha imparata queste frasi. E lei poi, la mattina dopo lei viene arrestata. Non arrestano me, arrestano lei. Certo, è la più importante. Hélène Scholino del New York Times, di Antonio Ferrari del Corriere. E lei, poverina, in lacrime, mi dice: Antonio, avvisa tu il tuo ambasciatore. È un ambasciatore americano. Stai tranquilla. Morale, la prendono, la arrestano e io l'ho fatta liberare. Ho fatto intervenire l'ambasciatore italiano, che ha chiamato l'ambasciatore americano e hanno fatto una protesta rabbiosa. E lì, quando batti i pugni sul tavolo, stai tranquilla, qualcosa ottieni. Magari ti ammazzano, se non va bene, però ottieni qualcosa. Ecco, questo è il ricordo di Walid Khaled e di Hélène Scholino. In una società come quella di oggi, sempre da Facebook, ce lo chiede Francesca Vilardi, in una società come quella di oggi, in questo preciso momento storico, cosa significa star bene secondo lei? Essere? Star bene. Non pensare ai soldi, accontentarsi di quello che hai. I soldi, c'è chi sta peggio di noi. Io continuo a dire che un giornalista non deve cercare soldi. Il giornalista deve cercare emozioni. Una ricchezza che non ti può portare via nessuno, a meno che non ti ammazzi, speriamo di no. Però è così, i soldi servono in maniera misurata per vivere decorosamente. Il resto, vedete, una soddisfazione, me la racconto un'altra, posso? Mi trovo col presidente egiziano Mubarak, ex presidente egiziano, e intervisto e dico: senta, presidente, con Hamas che cosa succede? Ma dice: Ferrari, ma lei lo sa meglio di me? No, dico, meglio di lei è impossibile. Chi è Hamas? Hamas sarebbero i palestinesi contro Arafat, all'inizio almeno contro, diciamo, i moderati. Ma lei lo sa, c'ha i capelli bianchi. E lì vi giuro che sono stato tentato di rispondere: sì, non me li tingo come lei, ma non l'ho fatto. E ho detto: perché? Dica lei che lo sa. Dice: senta Ferrari, venne da me poco prima di morire il primo ministro Rabin israeliano, persona che ho sempre stimato perché era un uomo di guerra che amava la pace. Difatti è stato ucciso da un estremista ebreo israeliano. E mi disse: presidente, cosa faccio con Hamas? Io l'ho guardato e lui mi ha detto: allora che cosa faccio? Ma signor primo ministro, siete voi che avete inventato Hamas in funzione anti-Arafat e anti-laica. Hamas andava molto bene, meglio a Israele. Dico: e che cosa le ha risposto Rabin? È il più grave errore che abbiamo commesso. E allora ecco la forza di un giornalista. Sono venuti l'ambasciata israeliana, il Corriere, abbiamo fatto un incontro e racconto la cosa di Mubarak. E dico: signori, avete il coraggio di smentirmi? No, ma sono storie del passato. Sì, dico, certo, sempre storie del passato, eh? Zitto e mosca. Ecco la gioia di un giornalista. È far dire quello che uno non ti vuole dire. Si vede che a lui gli ero simpatico, non lo so. Quando mi guardava con un'aria strana. Ma lei ha i capelli bianchi, dico, io ero così, no. Però non l'ho offeso. Non offendere una persona, anche durante un'intervista, e cercare di grattare, è fondamentale. Ve ne cito un'ultima, troppo divertente, che sarà anche in uno dei due libri che vi darò. Con la mia compagna, Agnès Pack, di allora,
vado a intervistare, anzi il direttore mi chiede, Ostellino, altro direttore del Corriere, con il quale avevo un buon rapporto, e mi chiede di andare a intervistare, di andare a seguire d'estate un vertice a Venezia della Trilaterale. La Trilaterale è un'organizzazione internazionale dove ci sono varie personalità, ma anche per bene, per carità, niente da... Vado là, c'era De Michelis, io con De Michelis ho avuto un rapporto conflittuale, ma mi era simpatico, poi alla fine un cialtrone simpatico. Anche qui io mi ero sempre rifiutato di andare a ballare di notte, lui faceva svuotare i locali perché si portava tutte le ragazzine da Roma per andare a ballare. Io vado a letto, ti vergogno, no, mi fa schifo che un ministro degli esteri mi faccia fare... mi coinvolga in una figuraccia. Allora, morale, scende De Michelis, dico, senti, ma c'è anche Schmidt, e Schmidt aveva appena lasciato la cancelleria. E io dico, senti Gianni, mi aiuti a intervistare? Figurati quello che odio i giornalisti, ma per carità, ma non pensarci neanche. Solo che io ero... la quale è nipote di Polari Spak, che è uno dei padri dell'Europa e anche ammiratore di una grande famiglia. La mamma era presidente del Parlamento, presidentessa, e lo zio era ministro degli esteri, che quando cominciava il discorso in Parlamento diceva Madame, Monsieur, Mamma, perché si rivolgeva poi alla mamma, Mamma, signore, signori, mamma. Allora, dico, senti, fa una cosa, scriviamo una lettera a Schmidt, un biglietto, glielo facciamo avere in camera, firmato da te, Je m'appelle Agnès Park, Jesuire, morale, Schmidt se scende, non era molto alto, e mi guarda da lontano, io stavo con Agnès, che era anche abbastanza appariscente, una bella donna, insomma io, e si avvicina, l'ha detto stampa, dice, cosa dice? Io ero proprio scamiciato, un jeans, c'era un caldo pazzesco, una camicia, non immaginavo mai di intervistare. Questo guarda da lontano e fa la sua cosa. Yeah. A quel punto, tra due ore qui, io non sapevo niente, credete. Ma non è perché non seguivo la politica europea, un po', sì, in generale, la politica dell'est, eccetera. Chiamo il giornale, chiamo il mio vice direttore dell'epoca, Nino Milazzo, e dico, Nino, sono detto proprio in giapponese, sono nella M, mi dà l'intervista a Smith, cosa? Al Corriere, dico, certo, mamma mia. Allora lui mi riassume tre o quattro cose da chiedere, un po' formali, e io, un registratore, dove lo trovo? Allora esco dall'hotel Danieli, che è il più grande hotel di Venezia, e vede un venditore di cose, di gondolette, le cose venete. Io vedo che ha quei registratori che ci danno un tempo con le cose. Dico, sento un po', ho bisogno del registratore. E lui mi guarda e mi fa, ma mica lo voglio comprare, in prestito. Le do 100.000 lire, allora. Ma signore, ma certo, ma soffre, da subito. Dico, il nastro è perfetto, funziona bene, ostia. Dico, beh, funziona bene, lo dice lei. Ma è vergine il nastro? Guardi che sia vergine o puttana, ma frega niente. Morale, mi dà il registratore. E Schmidt appena mi vede arrivare fa, e tempo recorder, I suppose, e dico sì, è un registratore. Poi comincio la mia intervista formale con le cose, lui ogni tanto per fortuna c'era la mia compagna, saluta lei eccetera, e alla fine mi fa, non va bene, non va bene l'intervista, ma scusa,
no? Riaccenda. Dico riaccenda, mica facile. E come faccio? Vabbè, dia qua. Faccio io. Spinto. Ma se non possiamo questa. Questa. E comincia a parlare in inglese perfetto. E mi dice, noi tedeschi degli italiani non abbiamo capito niente, perché siamo presuntuosi, crediamo di essere i padroni del mondo, ma siamo gente modesta. E voi avete una capacità di inventiva che noi non avremo mai. Io lo credevo alle mie orecchie. E poi fa, per esempio, voi avete una ricchezza pazzesca che noi non sappiamo valutare, perché noi pensiamo sempre di essere i migliori, detto da Schmidt. E dice, avete un network di piccole e medie imprese favolose che noi non abbiamo mai avuto. Guardi il Nord-Est, guardi il Veneto, guardi la Lombardia, guardi l'Emilia-Romagna. Noi non le abbiamo queste cose. E va avanti. Io chiamo Stellino. Stellino che è un personaggio molto pieno di se stesso. Allora Antonio, mi ha detto Nina, ma scherzavi, eh? No, l'ho già fatto. E che cosa dice il direttore? Dice che loro tedeschi degli italiani non hanno mai capito niente. Ma sai Antonio, stai bene, stai scherzando. No direttore, ti posso sentire il nastro registrato. Quando ci accoglie il mare, è infatti il giorno Schmidt al Corriere e tutto una cosa. E lui legge il pezzo, Schmidt se lo fa tradurre e dice, oh, bella intervista. Mi fa sapere dal consolato tedesco qua, a Milano, che tutte le volte che voglio andare in Germania posso andarla a trovare a Amburgo, come sono andato anche più volte, e pronto a fare un'altra intervista perché sono stato così bene. Ecco, queste sono gioie che altro che soldi. Ecco, se volete degli esempi. Grazie, chiudiamo. Sì, facciamo un'ultima domanda, sempre da Facebook. Che giornale fondereste oggi? Il Bulone. Il Bulone è già stato fondato. Beh, non so. Io non so se fonderei un giornale. Per esempio, vi dico, adesso per il Corriere faccio soprattutto Corriere TV. Ma non perché ho tradito o voglio tradire la carta stampata. Io nasco a fare carta stampata. Perché io sono convinto che per arrivare ai giovani oggi devo usare tutti gli strumenti, compresi i social, compreso questo. E col Corriere TV, dove ho un seguito veramente insperato, ho tanta gente che mi segue, ma in tutto il mondo. E è chiaro che visto che c'è la traduzione adesso, cioè il mio pezzo che una società legata all'ANSA monta con le immagini, beh, io con questo cerco di rendere un servizio più moderno al mio Corriere della Sera che amo. Mia moglie sostiene che la mia prima moglie era il Corriere della Sera e poi c'è lei. Temo che abbia qualche ragione. E quindi, niente, il vostro esperimento, anzi, ormai la vostra certezza, per me è veramente straordinario perché in voi c'è la voglia di capire, di conoscere. E vorrei tanto che questo dolce veleno, nel senso di veleno positivo, non veleno negativo, si diffondesse un po' dappertutto. Ecco, questo lo vorrei tanto. Grazie, è stata una conversazione molto... ho imparato molto da questa conversazione. Grazie. La ringrazio e... Ti ringrazio, basta. Ti ringrazio. Che salutiamo i nostri amici. Mi ero anche dimenticata che eravamo live, sinceramente. Ero talmente presa da quello che raccontavi che mi ero dimenticata delle videocamere. Grazie.